Ed ora passiamo al tennis. A Bologna l'Italia si è qualificata per la semifinale della Coppa Davis zona europea, battendo la Jugoslavia per 5-0. In pratica gli azzurri Panatta, Barazzutti e Bertolucci si erano già qualificati ieri vincendo il doppio. Oggi hanno ripetuto il successo battendo Panatta Franulovic e Barazzutti Pilic. Abbiamo qui in studio con noi Lea Pericoli, una grande campionessa di tennis che ha seguito da vicino i campionati di Coppa Davis a Bologna. Vorremmo un suo giudizio come giornalista e come tennista. Dunque, diciamo che come tennista sono felice che i miei amici abbiano vinto 3-0 contro la Jugoslavia, perché per me il risultato si ferma a 3-0. Ecco, qui infatti vediamo Panatta, che forse è il match di oggi, non è molto chiaro, contro Franulovic. E poi come giornalista posso dire che gli italiani sono in splendida forma, quindi hanno giocato benissimo e hanno più che meritato il loro successo. Francamente, gli jugoslavi ti hanno deluso? No, io devo dire che non mi hanno affatto delusa. Trovo che i nostri ragazzi hanno giocato molto bene, infatti ho parlato sia con Franulovic che con Pilic e tutti e due mi hanno confermato la splendida forma che stanno attraversando i nostri. Adesso la nostra prossima avversaria sarà la Svezia di Borg. Quali saranno le nostre possibilità contro questa forte squadra? Guarda, io sono molto ottimista perché l'Italia ha incontrato già la Svezia in Svezia 2 anni fa e ha vinto, quindi secondo me in Italia hanno ancora più probabilità. Ti ringraziamo molto e passiamo all'Ippica. Una imbarazzata, poi si tanta novella Caligari sa agli albori della sua carriera di giornalista dopo quella di nuotatrice, racconta con Lea Pericoli quella che è un po' l'alba di una stagione indimenticabile, irripetuta e speriamo non irripetibile del tennis italiano, l'anno 1976, che ci regalerà davvero quasi tutte le soddisfazioni possibili. Cerchiamo di contestualizzarlo un momento. Tennisticamente stiamo attraversando una fase di transizione. Già da 6 anni Adriano Panatta ha detronizzato il grande Nicola Pietrangeli, il dominatore della scena, il nostro più grande tennista di sempre, in un quasi drammatico passaggio di consegna nella finale di Bologna dei campionati italiani, protrattasi al quinto set, il vecchio leone ha combattuto ancora e combatterà di nuovo nella finale dei campionati italiani del 71, ma Panatta vincerà ancora. Ma Panatta, che nel 70 ha 20 anni quando diventa campione italiani, campione italiano, un po' conferma, un po' no il suo talento, un po' si perde, un po' fa risultati, anche qualche intemperanza caratteriale, lo rendono un campione fino a quel momento bravo, talentuoso, ma a giudizio di molti non del tutto affidabile, in più bellissimo ragazzo, tipico bel ragazzo degli anni 70, piaceva alle donne, faceva un po' la vita da playboy, e insomma spesso anche le cronache rosa si occupavano di lui. Contemporaneamente si delinea una stagione tesa, dal punto di vista della politica e dello sport. È appunto il 1976, anno olimpico, ma quelle Olimpiadi, a Montreal, Olimpiadi estive, 27 paesi africani non parteciperanno per protestare, per il boicottaggio nei confronti della Nuova Zelanda, la cui nazionale di rugby aveva violato il boicottaggio contro il Sudafrica dell'apartheid giocando lì una partita. Da lì si avrà poi il boicottaggio di Mosca, poi il boicottaggio di Los Angeles, insomma le Olimpiadi andranno a rischio. Questo per dire delle tensioni che, come vedrete, attraverseranno e come anche la stagione del nostro tennis. Quindi, eliminata la Jugoslavia 5-0, siamo a maggio e anche tempo di Internazionale d'Italia a Roma. Incredibile, credo, però adesso sta andando un po' meglio, no? Gianni, va meglio sì, però insomma. Adesso vediamo che succede, no? Ho cominciato un po' male, comunque. Speriamo che lui cala un pochettino, sennò anche sì. Sta giocando con una violenza incredibile, lui, eh.
Eh sì, sono molto concentrato, comunque speriamo di... Però tu ora nel secondo set ti sei concentrato molto meglio. Sì, adesso va un po' meglio, te l'ho detto. Sei anche meno nervoso. Come prima non sapeva giocare. Va un po' meglio adesso Gianni, si è un po' rotto lui, dopo quel tie break ha perso un po' di concentrazione, si è anche un po' arrabbiato, vediamo un po' al quarto che succede. Ma tu hai incominciato, ho visto un gioco degli sguardi fra te e Berardinelli a ogni momento critico. È sempre così, è da quando ho cominciato a giocare, per cui specialmente adesso ne ho bisogno. Avete dei segni particolari, Berardinelli? C'è qualche colpo di ciglia, qualche... No, con lo sguardo ci capiamo quello che devo fare o no. Un'ultima cosa, sarà dura adesso la ripresa, lui è uno che recupera molto bene. Ma è difficile dirlo, un po'. Io se servo bene penso che posso portare a casa la partita, se servo male invece vado a perdere, sicuro. E lui ha quasi mai fatto sbagli clamorosi, solo un pochino adesso. Finale. Lui è un giocatore un po' così, sbaglia poco, corre molto, passa molto bene, è forte fisicamente. Silas, perdona, come te parece? E il papà? C'è anche dopo, facciamo dopo. E del papà de Vilas? Así es. Che pensa? Acá no se piensa, se mira ahora. Le empezó muy bien su hijo. Sí, sí. Después tuvo un momento difícil. Después estuvo mejor Panatta, que hizo diferente. ¿Por qué, según usted? Porque está jugando muy bien Panatta. Pero el primer set, su hijo jugaba set, perfecto. Pero ese primer set, Panatta jugó por abajo de su nivel. Y ahora está en su nivel. ¿Cómo está emocionado? ¿Por qué? ¿Quién? No, yo digo usted. No, usted me pregunta las cosas en el momento de un partido, una cosa tan importante como se está jugando ahora, lógicamente no se puede contestar con la serenidad con que usted pregunta porque no tiene la responsabilidad que yo tengo ahora. Claro, ¿es cierto? Gracias. Al contrario. In questi momenti non lo so, guarda, non sono ancora sotto shock. Sei creduto sin dall'inizio a questa vittoria? Ma io pensavo di giocare bene, ma vincere mi viene da ridere. Perché ti viene da ridere? No, perché sai, primo turno 11 match ball, Roma non si vinceva mai. Forse è la più bella vittoria della tua carriera. Senz'altro. Ma non ti senti proprio una rivincita su tante polemiche, su un certo Panatta? No, assolutamente, la gente è buona. La gente è buona e comincia ad amarlo. Panatta vince gli internazionali di Roma in finale su Guillermo Vilas. 15 anni dopo l'ultima vittoria di un italiano, naturalmente Pietrangeli, ma allora era il 61, si giocò a Torino per festeggiare il centenario dell'Unità d'Italia. Dunque Roma era da ancora più anni, da 19 anni che non poteva festeggiare un campione italiano. In un modo drammatico che diventerà un po' quasi una caratteristica delle vittorie di Adriano. È stato ricordato anche nel corso del servizio, momento per momento, vedete
come all'epoca si potevano realizzare i servizi giornalistici durante la partita, beh, Adriano al primo turno aveva dovuto annullare 11 match point all'australiano Kim Warwick, e sembrava che la sua corsa a Roma, come già in diverse edizioni precedenti, dovesse concludersi subito, ma tirò fuori davvero la grinta, vinse quel primo turno e poi avanzò, non senza fatica, dovette battere anche Borg, che era un suo amico e rivale di sempre. Borg, tra parentesi, Borg ha perso da Adriano Panatta a Parigi soltanto due volte nella vita, e tutte e due le volte ha perso con Adriano Panatta, lo soffriva sulla terra. Per il resto delle edizioni in cui ha partecipato, Borg ha sempre vinto. Dunque Panatta sale sul trono e comincia a degli internazionali d'Italia e comincia a scacciare un po' tutte quelle voci che lo vogliono mezzo campione. Comincia ad affermarsi come campione vero, un gioco elegante, tecnico, siamo nell'epoca, come avete visto, delle racchette di legno, contro Guillermo Vilas, un fuoriclasse, anche se un macinatore, non un giocatore spettacolare, giocatore poeta, componeva poesie che avevano anche molto successo, Playboy, una sua storia con la principessa Caroline di Monaco riempì le prime pagine di tutti i giornali rosa e non rosa dell'epoca, ma giocatore soprattutto molto molto forte che aveva pure vinto il primo set. Ma Panatta seppe riprendersi al suon di tuffi sulla terra, like a goalkeeper diranno i commentatori inglesi, come un portiere di calcio, e a suon di veroniche, l'elegante gesto della volée alta di rovescio che Adriano eseguiva con un'eleganza unica che era tipica del suo repertorio. Quindi mette in carniere questa prestigiosa vittoria e, come sempre nel tennis, dopo Roma arriva un torneo anche decisamente più importante, uno dei quattro più importanti dell'anno, il Roland Garros a Parigi. 14.000 persone hanno salutato a Parigi la vittoria di Adriano Panatta nei campionati internazionali di Francia di tennis. Erano per la stragrande maggioranza francesi. Dopo il successo, il nostro campione ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, soprattutto nei momenti più difficili. Mi sembrava quasi di essere al Foro Italico e non al Roland Garros, ha confidato agli amici. L'incontro di ieri, che milioni di appassionati in Italia hanno potuto seguire in diretta grazie alla televisione, ha riconfermato la splendida condizione fisico-atletica di Panatta, eccezionale nel servizio, impareggiabile nelle smorzate, che hanno finito per tagliare le gambe al suo avversario Solomon come le avevano tagliate il giorno prima a Dips. Nel quarto set, tuttavia, è emerso qualche dubbio sulla resistenza di Panatta. Panatta ha dichiarato alla fine del match che se avesse dovuto giocare il quinto set avrebbe cercato di mandare in campo un altro al suo posto. Una battuta, niente più. Panatta ha superato infatti la momentanea crisi, ha giocato da grande campione il dodicesimo gioco della quarta partita e si è scatenato nel tie-break. Per Harold Solomon non c'è stato nulla da fare. Dopo 16 anni, il nome di un giocatore italiano viene iscritto nell'albo d'oro dei vincitori, di questi internazionali di Francia che da sempre sono considerati il campionato del mondo di tennis sui campi in terra battuta. Ci voleva un altro grande giocatore per ottenere questo successo. Tramontato Pietrangeli, il filone d'oro del tennis italiano sembrava esaurito. Lo ha riportato alla luce Adriano Panatta, un giocatore che sembrava avere smarrito la via del grande gioco dopo tante promesse. Ora Panatta ha ritrovato se stesso, ha raggiunto il suo equilibrio, la maturità di atleta e di uomo. E lo deve anche al matrimonio, a sua moglie, alla quale è destinato questo bacio. Ecco il bacio a Rosaria, sua moglie. Quindi anche a Parigi Adriano Panatta succede come italiano a Nicola Pietrangeli. Ma anche qui è stata una vittoria sofferta. Già al primo turno si è rivissuto un po' il semidramma di Roma. Il modesto cecoslovacco Hutka lo costringe al quinto set, addirittura a 12-10. Ma poi il cammino va avanti spedito. E lui rincontra Solomon in finale. Dunque Solomon, insieme con il suo amico e compagno Dips, erano due specialisti della terra, due giocatori per nulla spettacolari, ma che avevano una resistenza infinita, riprendevano qualsiasi cosa. A Roma li avrebbero chiamati, e nel tennis in genere, pallettari. Adriano Panatta e i suoi, con un termine molto romano, anche perché erano piccolini, li chiamavano i sorci, i topi. Erano due, come due criceti che, insomma, mettevano sempre da parte i punti e non rischiavano niente. Solomon a Roma si era ritirato polemicamente proprio contro Panatta in semifinale, contestando una decisione del giudice in un clima da corrida che si era creato all'interno del foro, dove naturalmente Adriano era il re. E adesso proprio lui tenta di sbarrare la strada ad Adriano nella finale, ma stavolta non ci sono alibi, non c'è pubblico, non ci sono arbitri. Il punteggio dice 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 per Adriano, che così realizza la accoppiata Roma e Parigi, qualcosa di straordinario. Si comincia a pensare
che un Panatta così, insieme con i suoi compagni naturalmente, possa farci sognare davvero quella Coppa Davis che ci è già sfuggita in passato, ai tempi di Pietrangeli e Sirola, in due finali perse in Australia. C'è un caldo africano in quel luglio a Roma tra i marmi roventi del campo centrale e tra quei marmi siede in tribuna Bjorn Borg, che non ha potuto partecipare all'incontro per un problema fisico. E naturalmente le sue controfigure Norberg e Johansson, che non sono giocatori del suo livello, non possono impensierire i nostri, che infatti vincono tranquillamente un match, va detto, poco spettacolare. Avete visto anche la lentezza degli scambi, ma siamo, ripeto, nell'epoca delle racchette di legno, il gioco era meno fisico di adesso e l'attrezzo aiutava anche meno. Però si vedono anche colpi di tecnica raffinata, specie da parte di Panatta. Lui, Barazzutti e Bertolucci non hanno alcun problema a passare questo turno. Borg nel frattempo aveva vinto il suo solito Wimbledon, all'epoca, come sappiamo, dominava letteralmente la scena. Adesso quindi si va avanti in Coppa Davis, e però adesso bisogna andare nel tempio, il vero tempio del tennis mondiale, il campo centrale di Wimbledon, dove gli azzurri sono attesi dall'Inghilterra. Ora, l'erba è un elemento particolare nel tennis. Un tempo era l'elemento del tennis. Il tennis si chiamava originariamente lawn tennis, tennis da prato. E un tempo tre delle quattro prove del Grand Slam erano su erba, perché oltre a Wimbledon si giocava sull'erba anche l'US Open negli Stati Uniti, a Forest Hills, e su erba era anche l'Open d'Australia. Solo Roland Garros era su terra. Adesso è rimasto soltanto Wimbledon. E se ci si nasce sull'erba si sa come giocare al meglio, perché le fa rimbalzare la palla molto più bassa, rende il gioco molto più veloce e rende sostanzialmente inutili le tattiche di attesa a fondo campo che sono proprie di certi giocatori della terra. E quindi questa avventura che aspetta il capitano Pietrangeli, capitano non giocatore, che anche nel suo momento d'oro della carriera a Wimbledon non è mai andato oltre la semifinale e Panatta arriverà al massimo ai quarti, devono veramente inventarsi qualcosa per affrontare gli inglesi, che in quel campo sono davvero a casa loro.
Londra, nella prima giornata dell'incontro Italia-Inghilterra di tennis per la finale della zona europea di Coppa Davis, gli azzurri sono in vantaggio per 1-0. Il primo confronto di singolare in programma tra Tonino Zugarelli e Roger Taylor si è concluso con la vittoria dell'italiano in 4 set. Il secondo incontro tra Adriano Panatta e John Lloyd è ancora in corso con il punteggio a favore dell'italiano per 2-1. Domani si svolgerà l'incontro di doppio. Continuiamo con lo sport, tennis, vediamo l'incontro di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna. L'Italia conduce per 2-0 al termine della prima giornata. Infatti Zugarelli ha vinto per 6-1, 7-5, 3-6, 6-1 l'inglese Taylor, mentre Panatta ha superato Lloyd per 5-7, 6-3, 6-3, 2-6, 6-4. Come vedete, una vittoria piuttosto combattuta, quella di Adriano, che vediamo in queste immagini riprese oggi pomeriggio. Tennis Coppa Davis, la squadra italiana ha perso oggi l'incontro di doppio che lo poneva la squadra britannica nella finale interzona. Panatta e Bertolucci, che conducevano per 2-7-1, hanno perso il quarto set con l'incredibile punteggio di 18-16. Molte volte sia gli italiani sia gli inglesi avevano in mano la palla buona per vincere il set, ma l'altalena è andata avanti per 34 giochi, queste immagini riprese oggi pomeriggio. Domani gli altri due incontri di singolare. Mi dimenticavo di dire che appunto dopo il quarto set, perso per 16-18, gli italiani poi hanno perso il quinto set, quindi l'incontro per 2-7-3. Domani gli altri due incontri di singolare. All'Italia basta una vittoria per battere la Gran Bretagna. Signore, grazie, buonasera, a domani. Le voci di Massimo Valentini prima e di Paolo Fraiese poi, che sono nella storia del nostro giornalismo, per un match nel quale il capitano Nicola Pietrangeli azzecca la mossa vincente. Un po' a sorpresa, ma non del tutto per gli esperti, mette in squadra la riserva di lusso, Tonino Zugarelli, e rinuncia a Corrado Barazzutti. Perché? Perché, come dicevamo, l'erba è una superficie diversa, c'è addirittura chi proporrebbe una classifica differenziata in ambito mondiale, quando si gioca su terra e quando si gioca su erba. E Tonino Zugarelli è un giocatore molto tecnico, in questo decisamente simile a Panatta, non un lottatore da fondocampo come Barazzutti. Sull'erba può veramente esprimersi al meglio. Tonino è un ragazzo di periferia, quasi di borgata, di umili origini, che avrebbe amato fare il calciatore, ma ha veramente un grande talento, una grande classe, una grande eleganza nel gioco. Il suo talento e i suoi colpi non sono inficiati nemmeno dal fatto, non poco significativo, della mancanza di due falangi perdute, la mano destra, in un incidente di lavoro. Tonino Zugarelli batte a Wimbledon sul campo centrale Roger Taylor, il numero uno inglese, e questo era un pronostico davvero questo era un risultato davvero non atteso dai pronostici. E poi Panatta completa nella prima giornata l'iniziale vantaggio vincendo il suo match contro John Lloyd, uno dei due fratelli Lloyd, lui diventerà anche poi marito di Chris Evert. Però, come abbiamo sentito, la sorpresa arriva dal doppio, dove teoricamente la nostra fortissima coppia Panatta-Bertolucci sarebbe stata favorita, ma è una battaglia infinita, avete sentito, 18-16 al quarto e poi il quinto set perso. Adesso dunque torna tutto in discussione. Tutto in discussione fino all'ultimo singolare. Risultato di prestigio della squadra azzurra di Coppa Davis, che a Wimbledon si è aggiudicata la finale del gruppo B della zona europea, battendo nell'ultima giornata la Gran Bretagna. Il punto decisivo è stato ottenuto da Adriano Panatta, che, sceso in campo un po' contratto, forse per la grande responsabilità capitatagli e per il dolore all'avambraccio destro, è riuscito a imporre il suo gioco vincendo in quattro partite col punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, 6-4. Queste immagini si riferiscono all'ultimo gioco della quarta partita, con Panatta al servizio. L'azzurro in questa occasione ha ottenuto tutti i punti con la palla di servizio. Poi il match ball, forse una delle cose più belle dell'intero incontro. Panatta scende a rete e sul passante di Taylor si getta in tuffo, chiudendo con un colpo molto spettacolare, che è stato lungamente applaudito dal pubblico. Con questa vittoria l'Italia si è qualificata per la finale interzone di Coppa Davis contro l'Australia, in programma a Roma nella seconda decade di settembre. Tennis a Wimbledon. Si è concluso l'incontro Italia-Inghilterra, valevole quale finale per il gruppo B della zona europea di Coppa Davis. Nel primo incontro Panatta ha battuto Taylor per 3-6, 6-2, 6-4, 6-4. Con questo successo ha dato la certezza della vittoria alla nostra rappresentativa.
Quindi sono scesi in campo Zuccarelli e John Lloyd, che hanno dovuto giocare 5 e 7 per decidere del risultato. I primi 4 sono finiti 4-6, 6-8, 6-1, 6-1 per Zuccarelli. Ora vi mostriamo le fasi conclusive dell'incontro nella telecronaca di Guido Oddo, quando al quinto set Zuccarelli conduce per 5-1. Doppio fallo di Zuccarelli, non ci voleva perché non fa altro che prolungare una inutile agonia del suo avversario. 30-40. Quaranta pari. Vantaggio per Zuccarelli. 3-0 maldestramente la palla Zuccarelli, parità era il punto del successo finale. Vantaggio ancora per Zuccarelli, secondo match ball per l'italiano. Altro tuffo finale vittorioso, come quello di Panatta, anche quello di Zuccarelli, che si aggiudica così l'incontro. L'Italia batte la Gran Bretagna con il punteggio di 4-1. Gli ultimi due singolari sono stati vinti da Panatta contro Roger Taylor con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, 6-4 e da Zuccarelli su John Lloyd con il punteggio di 4-6, 6-8, 6-1, 6-1, 6-1. Con quest'ultimo servizio sulla vittoria dell'Italia nella Coppa Davis a Wimbledon, il nostro telegiornale è terminato. Grazie per l'attenzione e buonanotte a tutti. Entra nel telegiornale la cronaca della Coppa Davis e avete visto i tuffi, quelli di cui parlavamo prima, che così diventeranno un po' un tratto distintivo di Panatta, ma che anche Zuccarelli applica, anche perché sull'erba, like a goalkeeper, come appunto scrivono gli inglesi, come un portiere di calcio, è più dolce tuffarsi. Ma Panatta quei tuffi li farà anche sulla terra rossa, dove l'impatto è meno morbido e più abrasivo. E poi verrà imitato 9 anni dopo da Boris Becker, che con i suoi tuffi conquisterà il suo primo Wimbledon. Dunque abbiamo battuto in casa loro sull'erba i maestri inglesi. È stata una vittoria sofferta in parte, perché poi si è conclusa 4-1, ma molto importante. Una vittoria che, come dicevamo, ha dato finalmente un po' di luce alla riserva di lusso, Tonino Zuccarelli, che vince entrambi i suoi singolari e li vince anche molto bene, sapendo lottare, sapendo battersi. Il cammino in Coppa Davis dunque va avanti, si comincia a pensare che possa essere l'anno giusto, anche perché nell'inquietudine prima ricordata di questa stagione di tensioni internazionali si profila una squadra, il Cile, contro la quale molte nazionali per motivi politici non vogliono giocare. Ma questo si penserà poi, se il Cile arriverà avanti. Adesso ci attendono altri maestri. Se gli inglesi sono i maestri dell'erba, gli australiani sono i veri maestri del tennis. Però questa volta siamo noi che li ospiteremo a casa, a Roma, al Foro Italico. Sport 1-1 tra Italia e Australia dopo la prima giornata della finale interzone di Coppa Davis che si sta svolgendo a Roma. Barazzutti ha vinto il primo incontro battendo in 3 set Newcomb. Il pareggio per gli australiani è stato ottenuto da Alexander
che sempre in tre set ha superato Panatta. Vedete, molta folla che ha seguito questi incontri. Le immagini si riferiscono all'incontro disputato tra Panatta e Alexander. Il giovane australiano, eccolo, ha letteralmente dominato l'incontro giocando un match definito anche dai tecnici superbo. Non ha mai lasciato l'iniziativa all'azzurro, che in verità è apparso molto al di sotto del suo standard normale di gioco. A Panatta è mancato soprattutto il servizio e numerose sono state le occasioni dove ha commesso dei doppi falli. Domani il doppio. I pronostici a questo punto vanno tutti agli australiani, che con molta probabilità faranno scendere in campo la coppia Roche-Newcomb. L'incontro sarà trasmesso a colori su questa rete a partire dalle ore 14. L'incontro Italia 1 Australia 0, Barazzutti batte Newcomb con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-4. Bravo Corrado. Rivediamo la fase finale al rallentatore. Il tentativo è il magnifico passante lungo linea di Barazzutti. Match ball, ripeto, secondo match ball per Alexander. Ha vinto Alexander con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-4. Italia 1, Australia 1 dopo la prima giornata del confronto di semifinale della Coppa Davis 1976. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Scoprilo in concessionaria. Suzuki. I mal di testa non sono tutti uguali. Ecco perché Angelini ha studiato più risposte. Per il solito mal di testa fastidioso, puoi provare Moment. E quando il mal di testa è forte, Moment Act. Contro il mal di testa da cervicale, puoi provare Moment Doll. E per il mal di testa e dolori da ciclo, Moment Act analgesico nella confezione rosa. In farmacia puoi trovare una risposta adatta al tuo mal di testa. Perché i bei momenti non possono aspettare. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Da Angelini. Pensavo di lavarmi bene i denti, ma la mia dentista mi ha detto no. C'è ancora placca tra i denti e le gengive. Mi ha consigliato di passare da questo allo spazzolino elettrico con la testina tonda. Diventa un esperto con Oral-B. La testina tonda rimuove fino al 100% di placca in più per gengive più sane. Wow! Oral-B, la scelta dei dentisti. Questa sera su Rai 1, la fiction sotto copertura, la cattura di Zagaria. Su Rai 2, due nuovi episodi della 12ª stagione di Criminal Minds. Su Rai 3, Riccardo Iacona conduce Presa Diretta. Su Rai 4, per il ciclo science fiction, il film Maze Runner, il labirinto. Fate la vostra scelta. Buona visione con le prime serate Rai. 17esimo capitolo del Mondiale. Gran Premio degli Stati Uniti. Partono le vetture, Vettel che va a prendere la scia. Hamilton trionfa a Suzuka. È in difficoltà Vettel. E a 4 gare dal termine si porta a 59 punti da Vettel. Hamilton va a vincere. La sfida ora si sposta in America sul circuito di Austin. In diretta venerdì su Rai Sport le prove libere. Sabato su Rai 2 le qualifiche. E domenica sempre in diretta alle 20:25 su Rai 1 il Gran Premio degli Stati Uniti. Stavolta il centrale del foro non può riscaldarsi più di tanto per il suo idolo Adriano Panatta, facendo risuonare il coro che aveva preso forma in quei giorni, Adriano, eccetera. E se a Wimbledon il protagonista vero era stato Tonino Zuccarelli, qui è Corrado Barazzutti, il soldatino, il faticatore, il maratoneta capace di tenere l'avversario in scambi infiniti da fondo campo a tenerci in corsa, perché come avete sentito e anche dai commenti di Emilio Fede,
è lui a vincere il primo punto battendo Newcomb. Panatta invece ha avuto di fronte una di quelle che saranno le bestie nere della sua carriera, perché John Alexander, l'australiano, all'epoca giovane, lo farà sempre soffrire anche un anno dopo in un'altra finale, stavolta sull'erba e stavolta in Australia. Sarà sempre Alexander a porci dei grandissimi problemi. Come avete sentito proprio dai commenti letti da Emilio Fede, si profila dunque un doppio per noi difficilissimo. Newcomb e Roach, una coppia storica nel campo del tennis. Siamo 1-1, quindi le prospettive, come ricordava lo stesso Fede, cominciano a farsi un poco cupe. 40-15 per gli azzurri, 6-3, 6-4, 5-3, 40-15. Successo del doppio azzurro, l'Italia conduce per 2-1 nella semifinale di Coppa Davis contro l'Australia. Panatta e Bertolucci battono Roach e Newcomb con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3. Prego Giampiero Galeazzi di voler effettuare le interviste. Giampiero, mi senti? Ti sento, naturalmente qui sono assediato dai fotografi, forse è giusto che il primo ad essere intervistato sia proprio lui. Bella giornata per gli sportivi italiani. Si sono svegliati sentendo alla radio che Lauda svetta nella classifica mondiale piloti dopo il declassamento di Hunt, deciso dalla Commissione Sportiva Internazionale per le irregolarità commesse nel Gran Premio d'Inghilterra. Stasera vanno a dormire godendo del 3-0 inflitto dalla nazionale di calcio alla Jugoslavia con due reti di Bettega e una di Graziani. A metà giornata hanno avuto una nuova sorpresa dal tennis, ancora contro i pronostici, appunto Panatta e Bertolucci hanno liquidato in tre partite Newcomb e Roach in un doppio forse decisivo per questa semifinale interzone di Coppa Davis tra l'Italia e l'Australia. Adesso vedremo le immagini, ecco una battuta di Panatta che oggi finalmente ha scoperto di saper battere di nuovo dopo i 12 doppi falli di ieri. Dicevo, le immagini si riferiscono alla fase finale dell'incontro dominato da Bertolucci soprattutto nella prima fase. Panatta, dicevo, oggi ha servito bene, Newcomb e Roach hanno confermato di non essere più i grandissimi di qualche tempo fa. Il punteggio è stato molto netto, 6-3, 6-4, 6-3 in favore degli italiani. Domani vedremo nuove ansie per gli ultimi due singolari, tutti sperano che Barazzutti vinca su Alexander, ecco il giubilo del pubblico alla fine della partita, e che lasci appunto Barazzutti più tranquillo Panatta nell'ultimo incontro con Newcomb. Ecco, il regista si diverte in un rallentatore, ormai a colpo sicuro. Gli italiani hanno vinto, vediamoci quest'ultima fase del match. È stato trasmesso alla televisione, come sarà trasmesso qui su questa rete l'incontro di domani. Velenosetto Bruno Vespa, avete sentito, ha ricordato i 12 doppi falli che Panatta aveva commesso nel suo singolare contro Alexander, del resto era vero. E dunque la coppia che aveva vinto tutto, Newcomb e Roach, che di lì a poco rivincerà anche gli Australian Open ancora, pur essendo non più giovanissimi, cedono in 1:40, vengono dominati e qui entra in ballo indiscutibilmente il fattore terra rossa. Non era sicuramente la superficie sulla quale loro si esprimevano meglio, era invece la superficie sulla quale Panatta e Bertolucci, che comunque erano una delle coppie di doppio più forti del mondo in quel periodo, sapevano dare il meglio di se stessi. E così arriva un punto importante, perché spesso nella Davis il doppio è il perno, è poi il punto di svolta di un incontro che può dare il segno positivo o negativo all'andamento di una gara. Ma non c'è da farsi illusione, gli australiani sono davvero forti e c'è davanti ancora una giornata di singolari. La finale interzona di Coppa Davis tra Italia e Australia si concluderà a Roma domani pomeriggio. L'incontro decisivo fra Panatta e Newcomb è stato sospeso per il buio poco dopo le 18, quando i giocatori erano alla pari 2-2 nel terzo set, dopo averne vinto uno ciascuno. Prima di questa partita Alexander, in grandissima forma, aveva battuto il nostro Barazzutti in 5 set, annullando il vantaggio di 2-1 conquistato ieri dalla squadra azzurra nel doppio. Panatta e Newcomb scenderanno dunque di nuovo in campo domani. Il confronto proseguirà alle 15 e sarà trasmesso su questa rete in telecronaca diretta.
Dopo 15 anni, l'Italia si è qualificata per la finale della Coppa Davis di tennis, battendo per 3-2 l'Australia al Foro Italico a Roma. Il punto decisivo è stato ottenuto da Adriano Panatta, che ha superato Newcomb nella partita di proseguimento che si è conclusa questo pomeriggio. Italia 3, Australia 2, Panatta batte Newcomb nell'incontro decisivo con il punteggio di 5-7, 8-6, 6-4, 6-2. Cosa significa questa vittoria per te? Ma significa per me e per tutta la squadra, significa molto, perché abbiamo raggiunto un grosso obiettivo che erano tanti anni che non si raggiungeva, e aggiunto a me personalmente, per esempio come Roma e Parigi, vuol dire avere fatto un'annata molto buona. Tu pensi che la tua prova, quella vinta contro Newcomb, sia stata data al tuo gioco, oppure perché sia calato Newcomb abbia risentito la prova di ieri? Ma io penso che ieri giocavamo tutti e due sullo stesso piano, oggi forse ho giocato un pochino meglio io. Adesso il Cile, tu hai incontrato Cornego e Fillol, che sono i giocatori migliori del Cile, cosa ne pensi? Ma bisogna vedere lì il momento in cui giochiamo, come sarà l'ambientazione, come saranno i campi, le palle, il clima, tutta l'atmosfera intorno alla finalissima. Sarà difficile, comunque speriamo di farcela. Tu hai già parlato in merito sull'opportunità, sulla scelta politica di andare in Cile. Ma io dicevo che a questo punto qui è troppo facile mettere in responsabilità ad Osseggiato di non andare in Cile perché c'è un regime di un certo tipo o no. Io dico che se bisogna fare un certo tipo di discorso, cioè un certo tipo di presa di posizione, bisogna farla a livello generale, a livello mondiale, se si può dire, cioè tutte le federazioni, tutti gli sport devono decidere se ammettere un certo tipo di nazione che abbia un regime di un certo tipo oppure no. È troppo facile buttare sulle nostre spalle la decisione. Cioè, cosa cambia se Panatta non gioca in Cile o se Bertolucci o Barazzoni non giocano in Cile? Può cambiare che su 4-5 giorni sui giornali ci sia scritto di una certa presa di posizione, ma dopo tutto quanto finisce. In tutte le cose devono essere le cose a livello mondiale, altrimenti non serve a niente. Grazie Panatta, ora sentiamo Newcomb. Newcomb è molto simpatico al pubblico romano, anche al pubblico mondiale. E chiediamo subito cosa è successo in questo match. What happens in this match against Panatta, Mr. Newcomb? Well, I guess what happened was... He won and I lost. Dice io ho perso, lui ha vinto. But yesterday we had a very good fight and then today when we started Adriano started very strong and I started not quite so strong and then it was difficult for me to come again. Dice ieri ha avuto un bellissimo match, oggi Adriano è partito meglio di me ed è andato meglio perché ha vinto. What do you think now? Cosa pensa Mr. Newcomb dell'incontro dell'Italia contro il Cile in finale? Lei che gioca così ad alto livello. What do you think about the next match Italy-Cile, Mr. Newcomb? Well, the first thing is that it's going to be very difficult for Italy because they play in Chile. Dice prima cosa è molto difficile perché si gioca in Cile. The second is that Chile has a very good team and they will play strong in Chile. So I think Italy can win, but they must play very strong. Dice, anzi, seconda cosa, il Cile ha una squadra molto forte. Per me l'Italia può anche vincere, ma deve giocare molto bene. Thank you a lot, Mr. Newcomb. Ci è voluto dunque il proseguimento a lunedì mattina, perché l'oscurità ha interrotto il match alla domenica, per poter finalmente sognare la finale. 28.000 spettatori si sono affollati sul centrale del Foro Italico in quei giorni. Il tennis in questo 76 anno d'oro, formidabile quell'anno per il tennis italiano, sta veramente diventando, e lo sarà per molti anni e lo è ancora, uno sport di massa. Quindi finalmente si può sognare la finale, ma come avete già sentito sul sogno della finale si addensano nubi molto consistenti. Perché? Perché lo abbiamo premesso all'inizio, questo è il 1976, un anno di grandi tensioni internazionali. Vi abbiamo ricordato di come poche settimane prima l'Olimpiade di Montreal fosse stata boicottata per motivi concernenti l'apartheid del Sudafrica e adesso c'è il problema Cile.
In Cile dall'11 settembre del 73, un altro 11 settembre, il governo democratico di Salvador Allende è stato rovesciato da un colpo di Stato militare. Il dittatore Pinochet è al potere e tutta l'opinione pubblica di sinistra, specialmente in Italia, ritiene che non si debba andare a giocare in Cile. L'Unione Sovietica ha rifiutato di giocare la semifinale col Cile, che si è così qualificato, pur non essendo fortissimo, che ne dica John Newcomb nell'intervista con Galeazzi che abbiamo appena sentito, si è qualificato in realtà grazie alla rinuncia dell'Unione Sovietica. E qui si innesca il dibattito, un dibattito che si trascinerà a lungo, la finale in programma a dicembre, adesso siamo in settembre, perché le sensibilità sono differenti, si coniano degli slogan, ci sono delle manifestazioni, non si giocano volé contro il Cile di Pinochet, per esempio. Per Adriano Panatta in particolare è un dubbio dilaniante. Lui è un uomo fondamentalmente di sinistra, non comunista, sempre socialista, lo ha sempre detto, e certamente non simpatizza per la dittatura, ma ritiene, come in prima persona Nicola Pietrangeli, cui andrà il merito davvero di aver portato avanti questa battaglia, che si debba andare a giocare. Ma l'impasse è pesante, la politica si divide, il CONI non riesce a prendere una posizione ufficiale. Ci sarà una persona determinante in questa vicenda nel riuscire a sbloccarla e sarà un senatore del Partito Comunista Italiano, Ignazio Pirastu, che era il responsabile della direzione sport del Partito Comunista Italiano, tennista appassionato, uomo di sport, capisce che probabilmente vittimizzare il Cile sarebbe come fargli un servizio quasi, no? E allora si attiva, prende contatti con il Partito Comunista Cileno in esilio, con Luis Corvalán, lo storico segretario di quel partito, e mette in contatto Corvalán con Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano. Alla fine il messaggio che arriva da Corvalán e che taglia la testa a tutte le discussioni è questo: vi dico, andate in Cile e batteteli per non farne una festa di regime. E così sarà, l'Italia andrà, finalmente potrà andare dopo che i giocatori, Pietrangeli ha ricevuto insulti e minacce telefoniche, non perché venivano equiparati a dei fascisti che volevano simpatizzare per un regime dittatoriale e non era vero, l'Italia finalmente partirà alla volta di Santiago del Cile. E ancora dal Cile una notizia, questa volta soltanto sportiva, riguarda la Coppa Davis. Corrado Barazzutti ha conquistato il primo punto per l'Italia nella finale di Coppa Davis che è in svolgimento a Santiago del Cile. L'azzurro ha battuto in 4 partite il numero 1 cileno Filol con il punteggio di 7-5-4-6-7-5-6-1. L'incontro è durato 2 ore e mezza circa, non è stata tecnicamente una bella partita, ovviamente la posta in palio era molto importante. Dopo questa vittoria di Barazzutti le probabilità di successo dell'Italia sono naturalmente aumentate. In questo momento, eccolo, vediamo Panatta che è in campo contro Patrizio Corneio. Si sta giocando, Panatta conduce per 4-3, sono immagini che vediamo brevemente in diretta, cioè nel momento in cui si stanno giocando. Vi dicevo, Panatta conduce per 4-3 ed è l'ottavo gioco, si sta giocando l'ottavo gioco. Dunque si passa, se vogliamo, anche abbastanza comodamente in vantaggio, non del tutto in realtà, perché poi insomma sono avversari non tra i più forti, ma sono comunque avversari tosti, giocano in casa loro, hanno questo sogno che sanno non gli si potrà probabilmente ripresentare mai più e certamente se la vogliono giocare tutta. Ma i nostri si sono preparati bene, sono arrivati quasi tutti in anticipo, Panatta ha avuto dei tornei e delle esibizioni in Sud America e a Las Vegas, però sono appunto, e come abbiamo visto, portano a casa i primi due punti nei singolari contro avversari che effettivamente gli sono inferiori. Come sempre diventa importantissimo il giorno del doppio. Forse già da stasera l'Italia si aggiudicherà la finale di Davis a Santiago contro i modesti cileni. Nei primi due singolari Barazzutti ha prevalso in 4 partite su Filol, Panatta in 3 su Cornejo. Alle 19:30 italiane il doppio. A questo punto dovremmo avere la vignetta di Foratini. Ecco, così Giorgio Foratini ha visto la vittoria dell'Italia nella finale di Davis con il Cile. Intanto l'interrogativo perdura. Santiago vale una coppa?
Ecco le immagini delle ultime battute della gara di doppio, vinta dagli italiani in 4 set, il servizio di Panatta, la risposta dei cileni, la conclusione e il tripudio degli azzurri. Ad Adriano Panatta, dicono informazioni di stampa, il successo di Santiago avrebbe fruttato il rinnovo del contratto con la Lebole, una industria tessile di Stato. Il suo ammontare sarebbe 1 miliardo distribuito in 5 anni. È una operazione pubblicitaria contestata dai delegati di fabbrica della CGIL e UIL che in un comunicato la denunciano come inutile a risolvere i problemi della società e il suo pesante deficit di bilancio. E beh, insomma, le tensioni politiche ci sono, ma la Davis è vinta. La Davis è vinta con quel doppio. Dunque, dopo tutte le polemiche e i timori che il regime potesse sfruttare propagandisticamente questa finale in casa propria, essendoci, ripetiamo, una dittatura, quella di Pinochet, la RAI ha preso anche una decisione, che è quella di mandare in leggera differita le telecronache degli incontri, di modo che se sulle tribune o in certe occasioni si fosse palesato qualcosa di propagandistico del regime, ci sarebbe stato il tempo eventualmente di intervenire per non fare da megafono, da cassa di risonanza a un regime che si era già palesato come autoritario, sanguinario e violento. Anche se le storie più truci verranno scoperte solo negli anni successivi. Questa lieve differita genera una situazione, lo ricordo da spettatore, anche se ero ampiamente già giornalista, che fece irritare molto gli spettatori appassionati come me. Perché il doppio, il punto decisivo, andrà appunto in differita, ma quando Guido Oddo per la telecronaca deve aprire il collegamento, è proprio il momento in cui, finito l'incontro perché siamo in differita, i moschettieri azzurri, come si chiamavano, Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zuccarelli e il capitano Nicola Pietrangeli, che tanta parte ha avuto in questa finale, stanno facendo il giro di trionfo con la Coppa Davis tra le braccia, sognata per decenni. E Guido Oddo, da giornalista, non si sente di non dare la notizia, per cui annuncia che l'Italia ha vinto la Coppa Davis e poi segue la differita del doppio. E voi vi immaginerete quale sia stata la reazione di chi parla e di tanti altri che aspettavano quella partita per esultare, ma in diretta, di fronte a un'attesa che viene improvvisamente frustrata dall'anticipo del finale, come raccontare il finale di un giallo al momento di entrare al cinema. Comunque, la Coppa Davis viene vinta, e quella squadra ci porterà nei 4 successivi anni ad altre finali, nel 77 in Australia, nel 79 negli Stati Uniti, nell'80 nell'allora Cecoslovacchia contro il giovane Lendl. Si batterà, e anche molto bene, ma non vincerà più questo trofeo, queste quante sono 230 once d'argento che gli argentini di Boston avevano fuso sotto le indicazioni di Dwight Davis, che l'aveva inventata. È la storia di un trionfo che è stato attraversato e, anche se vogliamo, in parte osteggiato da polemiche, ma che alla fine ha consegnato all'Albo d'Oro il nome dell'Italia per l'unica volta nella storia della Davis, e che ha lanciato al termine di quel memorabile anno il tennis italiano come sport veramente popolare. Fermi tutti. Ciao, ciao e bentornato. Buonasera. A Nicola Pietrangeli. E poi, scusami, ci siamo anche noi. Io ho portato qui, non è stato facile perché sai, in questi giorni di festa e dopo tanti giorni fuori di casa non è stato facile, però li ho portati tutti quanti. Guarda, ci abbiamo qui Tonino Zuccarelli, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, number one Adriano Panatta e papà. Abbiamo portato, non dico papà Natale, ma abbiamo portato papà, Mario Belardinelli. Senta, abbiamo sentito che dopo un primo scontro, così hanno detto, con Pietrangeli, lei si è sentito male, al limite dell'infarto. Per uno che ha avuto un infarto ci sembra che lei stia invece molto bene, grazie al cielo. No, ma non è stato uno scontro.
Poi di infarti io me ne intendo, perché sono molto amico di Barbetta. Vanno, vengono, ma non era una cosa molto grande. Senta, lei preferisce Pietrangeli come capitano non giocatore o come presentatore della Domenica Sportiva? Come presentatore della Domenica Sportiva. Anche perché così lo affida a me, me lo piazza. E tu come ti senti meglio? Mi sembri un po' emozionato stasera. Quando? Stasera? Sì, forse questo ritorno abbronzatissimo. No, io vorrei solamente sapere come te la sei cavato senza male, di me. Molto male. Dicono, capito? Male. Guarda un po' l'abbronzatura. Ti trovi meglio con quale dei due Adriani? Questa è una buona domanda. Francamente, no, tu sei più facile. Questo è difficile, sai. Questo è un caratterino che il mio forse in confronto sembra un bambino. Beh, dopo lo sci l'attacco è con Barazzuti, perché mi hanno detto che fra i giocatori della Davis sei quello che scia meglio. A che livello? Non a livelli molto alti. Comunque scio così per divertimento, mi diverto, posso fare tutte le viste, insomma, niente, non sono niente di eccezionale. Perché ti sei messo a ridere quando hai detto una livelli molto alti? Non niente, non ho mai visto sciare, ma ovviamente una cosa così mi fa ridere il fatto che lui scia. Ecco, però non ti fa ridere il fatto che lui possa mangiare tutto quello che può, tutto quello che vuole. Questo è un dramma, perché c'è una lotta continua fra me e lui. Il fatto di mangiare, lui può mangiare tutto, io posso mangiare quasi niente. Senti, quella fascetta che porti sulla fronte ha un reale significato tecnico o è solo per fare un po' di scena? No, reale significato tecnico, perché di solito ho i capelli lunghi e mi danno fastidio perché mi cascano sugli occhi, poi il sudore dalla fronte mi va negli occhi, quindi mi serve realmente appunto per tenere a livello. A proposito di quello che hai detto prima di Barazzuti che può mangiare, dovresti sentire i commenti quando mangia Barazzuti, perché ti assicuro, numero uno Bertolucci. Ma dice che mangia un sacco di dolci. No, ma devi sentire i commenti, quali sono, che purtroppo non sono ripetibili qui in televisione. Ma... Senti, Bertolucci, nel ciclismo ha un'importanza fondamentale il luogotenente, il gregario, perché è quello che vede, che pilota la squadra. Tu ti puoi definire il gregario di Panatta? Se gregario vuol dire aiutare una squadra a vincere, diciamo così, il campionato del mondo, mi sta benissimo essere chiamato gregario. Ecco, si dice anche che tu in campo subisci degli atteggiamenti, degli sfoghi di Panatta. Ma sì, diciamo che lui ha bisogno così di scaricarsi, e quindi c'è questo continuo dialogo. Cioè, monologo? E poi un monologo, perché parla da solo, io non lo sento neanche, comunque... Così lo aiuta a scaricarsi e quindi accetto queste cose. Ecco, ma non lo senti perché non lo vuoi sentire o perché... No, ormai sono talmente abituato che veramente non lo sento proprio. Lo senti perché te lo dico io, lo sento. Le facce che fa guardando me e io guardo lui, gli faccio sempre capire, devi subire, nel senso che fa parte del gioco. E poi tu hai detto hai nominato la parola gregario, che in tennis va bene ma non va bene, però è abbastanza giusta. E se vogliamo, siccome questo io ho sempre sostenuto che è stata una vittoria di squadra, gregario senza offesa, ma gregario proprio di lusso, è stato anche baffo qui. Baffo è stato altro che un gregario, perché ti assicuro che se noi siamo arrivati alla finalissima e siamo arrivati a vincerla, molto merito anche di Baffone Tonino qui, perché ti assicuro che quando si è trattato di giocare sull'erba e si è trattato di andare a giocare su una superficie che non è nostra, contro degli avversari che erano abituati a farlo, è stato un momento così, non dico di panico, però è stato un gregario altro che di lusso. Abbiamo tirato, sai, fuori il giotto. Questa è stata la bellezza di questa nostra vittoria, che hanno giocato tutti al momento giusto. E Tonino, ti assicuro che adesso non lo dico perché lui sta qui, ma effettivamente è stato veramente uno degli artefici. Dunque, qui siamo arrivati al Panatta nazionale, Mr. Davis ti hanno soprannominato. Senti Adriano, adesso è una domanda che può sembrare molto stupida, però quest'anno, questo 76, come lo hai visto te, diciamo proprio da protagonista? Ma si divide un po' in due parti, cioè la prima parte è un successo molto personale, cioè ho vinto due tornei molto importanti per la mia carriera, Roma e Parigi, e dopo un po' la Coppa Davis, che ha veramente completato tutto quanto l'annata in una maniera meravigliosa. Logicamente la Coppa Davis è un successo che va ripartito in tutto quanto in parti uguali dai giocatori, per cui è un successo differente, cioè una soddisfazione un pochino differente, riguarda veramente tutti quanti. Sono molto contento. Senti, ma allora adesso ti faccio una domanda che tutti fanno a me, tra parentesi.
Dice, ma Panatta, perché non ride mai? Perché Panatta è così serio? Sembra sempre arrabbiatissimo. Ma non è vero. Lo so, io lo so che non è vero, però diglielo alla gente. No, quando gioco può darsi che sono sempre serio, ma... No, io forse posso rispondere anche un po' per te, nel senso che io so che tu per giocare bene ti devi concentrare molto e quindi uno per concentrarsi molto non può ridere, non si può scherzare e concentrarsi, o sbaglio? Io, la gente che lavora normalmente non è che si ride tanto, ecco, per cui io quando sono in campo lavoro, devo stare attento a quello che faccio perché appena si sbaglia... Però diciamo fra noi che in fondo io l'ho fatto ma tu lo fai, è un lavoro abbastanza divertente. Ma forse quando facevi tu forse era divertente, adesso non è più divertente. Ti metti subito in polemica. No, adesso ha aggiunto il professionismo talmente esasperato che diventa molto meno divertente. Ecco, spiegalo, perché sai, molta gente crede che ti diverti solo. Ma io posso dire solamente che negli ultimi 3 mesi ho fatto 180 ore d'aereo. Ecco. Sai, questo la gente forse non ha capito bene, ma 180 ore di aeroplano è una vita. Non si finisce mai, insomma, diventa sempre più difficile perché appena un momento lascia il giro è sempre più difficile poi rimettersi dentro come era prima. Insomma, diventa un po' un mestiere difficile. Io sono fortunato, permettendo che sono ultra fortunato a fare quello che faccio, però diventa ogni giorno più difficile, la palla diventa ogni giorno più veloce. A chi lo dici? Zuccarelli, io adesso le do modo di vendicarsi del suo capitano non giocatore che prima non l'ha fatta parlare, adesso le do il modo di vendicarsi. Senta, qui ci sono tutte delle polemiche su Pietrangeli e Panatta come tennisti, lei come li giudica? Ma lui è troppo giovane, non lo sa. No, lascialo parlare. Ma io ho sentito dire dagli anziani giocatori, ai tempi di Nicola si giocava un po' più dietro la riga, cioè si giocava un po' più palleggiando. Adesso, come stava dicendo Adriano, il tennis è stato portato all'esasperazione. Si gioca veloce, su superfici veloci, cemento, terra, erba, si cambia in continuazione e si gioca sempre dentro il campo. E per questo non si può fare un rapporto da prima e però adesso. Scusate, adesso mi posso difendere un po'. Il nostro amico Lì Barazzuti, che è criticato di essere un pallettaro, un pallettare che però, guarda caso, porta sempre a casa il primo punto, il primo punto importante. Il giovanotto qua, è bello scendere in campo sempre sull'1-0.